fondo di solidarietà per i risparmiatori traditi dal crack delle quattro banche, al pacchetto sicurezza, dal bonus cultura da 500 euro per chi compie 18 anni, che potrebbe essere allargato anche agli stranieri, al leasing agevolato per l'acquisto della casa e ancora sconto del 50% su IMU e TASI su case incomodato d'uso ai figli e tetto a 1000 euro per i pagamenti in contanti delle pensioni. Tante le novità nella legge di stabilità in discussione alla Camera. Entro domani dovrebbe esserci il voto finale, ma il testo della manovra potrebbe essere ancora modificato. Il governo ha presentato 27 emendamenti e poi ci sarebbero almeno 2000 ordini del giorno che ne potrebbero cambiare ulteriormente il volto. Quindi l'ultimo definitivo passaggio al Senato la prossima settimana, ma la partita sulla legge di stabilità si intreccia con quella sull'affair banche. Superato il primo round con il respingimento della mozione di sfiducia al ministro Boschi, il governo prova ora a rimediare per risolvere una brutta vicenda che potrebbe avere conseguenze politiche, motivo per cui si pensa ad un decreto per rimborsare i risparmiatori traditi che hanno perso i soldi investiti nelle obbligazioni subordinate delle quattro banche salvate dall'esecutivo. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare subito dopo l'approvazione della legge di stabilità e sarà l'ANAC, l'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, a stabilire caso per caso chi rimborsare. Il fondo di 100 milioni inserito nella manovra dovrebbe privilegiare soprattutto quella fascia di creditori meno abbienti. Tra i 10.000 risparmiatori traditi che avevano investito in Banca Etruria, Marche, Chieti e Ferrara, poco più di 1.000 hanno un patrimonio finanziario inferiore ai 100.000 euro, di cui più della metà erano investiti in obbligazioni subordinate.